sarà diverso. Vediamo qua. Come al solito è una bella esperienza, più che altro riuscire a essere presenti, perché è pure quella già un'avventura riuscirci, quindi il fatto di esserci stati mi lusinga. Poi un po' di inconveniente, ma fa parte del gioco, qualche uscita di strada, la macchina che ha fatto un po' di bizze, però siamo qua, siamo ritornati e siamo pronti per la prova spettacolo qui all'Euro. Quindi se tutto andrà bene ci rivedremo al palco. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie. Sta andando, vabbè, stamattina è iniziata bene, poi abbiamo avuto qualche problema alla macchina, però tra i mille problemi siamo qua. Andiamo a affrontare l'ultima prova e poi l'arrivo. Per me è stata una bellissima esperienza perché comunque abbiamo partecipato a un rally di campione italiano insieme a tutti i campioni d'Italia e professionisti, e ringrazio il mio pilota che si è fidato di me e spero lo farà pure in futuro, e appuntamento al prossimo rally. Ok, allora in bocca al lupo. Crepi. Thank you.
applauso totale per la vittoria in sfida diretta di Giuseppe Polisini. Chiude con il miglior tempo, 10 secondi e 3, il ritardo invece per Gianluca Marani. C'è da dire, per quanto riguarda le classifiche, verranno stilate due classifiche distinte, l'uno per la prima per il Coppa Italia, l'altra per il campionato regionale, quindi anche se vediamo le sfide con l'incrocio dei piloti dei due campionati che valgono ovviamente come